ultime uscite, in particolar modo quella di due giorni fa. Che la gamba va meglio, soprattutto il secondo tempo la squadra è cresciuta a livello fisico, il reddito, la gamba è più sciolta, quindi vuol dire che si è fatto un buon lavoro a livello fisico e che i ragazzi stanno prendendo la giusta condizione, questa è la cosa più importante. La gamba comincia ad andare, cominciamo a uscire in aggressione e questo è l'aspetto più positivo che ho visto. Poi le cose bisogna migliorarle. Ecco, aspetto tattico, perché c'è anche quello importante da valutare. Ma tatticamente siamo andati bene, è le giocate che le facciamo ancora troppo orizzontali o troppo dentro, perché bisogna giocare più in profondità e più in ampiezza, quindi ecco, questo dobbiamo migliorarlo. Io voglio un calcio più verticale, più veloce, su questo non transigo, quindi se dico di essere soddisfatto sarei uno che si accontenta di far giocare non benissimo la squadra, invece dobbiamo migliorare, dobbiamo giocare ancora più veloce, ancora più svelti e andare in profondità. Tanti infortuni, ma anche una rosa ancora da completare a 7 giorni da una partita importante. Sì, però adesso sugli infortuni devo precisare che da quando io sono arrivato l'unico che si è fatto male è stato Olivieri, perché le altre situazioni le abbiamo ereditate. Questo è giusto per parlare chiaro, perché io... però io, come ho sempre detto, è una situazione di emergenza sulla quale bisogna comunque saper trovare le soluzioni giuste, non piangere perché il pianto non paga, e quindi, però ecco, giusto per dare a Cesare quello di Cesare, per prendersi le proprie responsabilità, noi da quando siamo arrivati noi solo un giocatore si è fatto male, quindi però capita, insomma, ecco, abbiamo ereditato situazioni difficili, guardiamo avanti, cerchiamo di portare la squadra nella migliore condizione possibile, però la squadra imparerà a giocare ancora più veloce, ancora più in profondità. Fermo, calma. Mister, un giudizio sulla prova di Iannone, che lei conosce bene. Non è un ragazzino forte, sta crescendo, è un giocatore che io so benissimo dove può arrivare, cioè io penso che lui possa arrivare a alto livello, però adesso non cominciamo a enfatizzare troppo, perché come ho detto prima, io vado nel complesso della squadra, andare sui singoli non mi piace perché ripeto, la squadra ha fatto cose buone, è andata meglio come condizione, però non ancora benissimo, perché sui ritmi dobbiamo essere ancora più veloci, più aggressivi, più subito attaccare lo spazio in avanti. Iannone sta crescendo, però come ho detto prima, se mi accontentassi toglierei alla squadra quel margine di miglioramento che invece deve andare a trovare prima possibile. Okay, sì, però aspettate. Rispetto alla partita di 3 giorni fa abbiamo rivisto Juan in attacco e Lisi anche in mezzala, e l'abbiamo visto Lisi piuttosto bene. Juan oggi così è soddisfatto? Io adesso, allora, la parola soddisfatto è una parola grossa, l'ho detto poc'anzi, non è che posso andare sui particolari, ma non c'entra niente Juan e non c'entra niente Lisi, è il concetto di gioco, la mentalità, che la squadra, come ho detto prima, deve essere più svelta, ancora più veloce, andare in avanti. Questo lo sta facendo, si sta impegnando, ma ancora di più, perché non è questo il massimo dove... Perché se fossi contento dopo 2 partite amichevoli sarei un limitato, secondo me. Invece, ecco, certi concetti li ha acquisiti la squadra, però dire oh, come sono contento, non so il tipo, perché non mi piace intanto dire le cose che non penso. Seconda cosa, è giusto che noi cerchiamo di essere ancora più bravi nel giocare, come ho detto prima, ancora meglio. Poi Lisi e Juan hanno fatto, cioè Juan lo interpreta benissimo il ruolo, secondo me, e Lisi lo stesso, perché comunque sì, ha le caratteristiche per giocare a mezz'ala di squilibrio, e lo stesso Juan da sottopunta, che poi accorcia benissimo in avanti, e secondo me il ruolo ce l'ha dopo. Ma l'ho detto l'ultima volta, lo ripeto adesso, la necessità deve rappresentare una virtù per la squadra, non un lamento, perché il lamento non porta mai nessuno a percorrere tanta strada. Prendi. Mister, sul mercato molto è stato fatto, molto ancora si farà. Cosa si aspetta da qui ai prossimi giorni? Quali sono, dal suo punto di vista, le eventuali priorità? Il mercato lo fa il direttore, lo fa la società, loro sanno quelle che sono le mie esigenze, compatibilmente a quello. Io ho detto sempre, la prima volta che sono venuto, non vi aspettate i nomi dal curriculum ricco, perché non sono il tipo di allenatore che prende i giocatori che hanno, diciamo, ecco, un curriculum importante. A me piace quelli che hanno fame, che su quelli che hanno fame si può costruire questa idea di gioco che piace a me, che è molto dispendiosa, che è molto impegnativa, però secondo me è molto efficace. Poi se far correre quelli che hanno la pancia piena è dura. Quindi
mi piacciono giocatori che hanno caratteristiche precise e dobbiamo essere bravi. La società conosce il mio pensiero, compatibilmente alle possibilità economiche si cercherà di completare l'organico, perché l'organico non è completo. Grazie. Mister, queste amichevoli sono servite giustamente per vedere un pochino. Più indietro, per favore. Passiamo noi le interviste. Guarda. Allora, mister, queste ultime amichevoli sicuramente sono servite per verificare un pochino anche la condizione della squadra. Ecco, che cosa c'è da prendere in considerazione di buono e che cosa c'è ancora da migliorare? Di buono c'è che c'è stata una progressione sotto l'aspetto della condizione atletica. Soprattutto nel secondo tempo la gamba dei ragazzi è andata più sciolta, più fluida, è andata più non rotonda, più esplosiva. Quindi questo significa che stiamo crescendo sotto l'aspetto fisico, riusciamo a essere. E poi, come ho detto prima, sotto l'aspetto della identità va bene, però questa identità va espressa ancora con tempi più corti, più brevi. Grazie.